Diamo il benvenuto al nostro ospite. Oggi abbiamo nei nostri studi Franco Molinaro, segretario generale della Luzzi Sambucina. Benvenuto nei nostri studi. È giunta alla 18ª edizione la Luzzi Sambucina, trofeo Silvio Molinaro, si terrà in data 12 maggio a Luzzi. Ecco, spieghiamo un po' ai nostri telespettatori cos'è questa gara, o meglio questa cronoscalata. Innanzitutto grazie a voi che ci avete invitato a questo piccolo incontro, e porto i saluti del coordinatore generale della manifestazione, di Eugenio Molinaro, che sarebbe dovuto venire qua insieme al sindaco Manfredo Tedesco, che però proprio in pieno macchina organizzativa in movimento sono impegnati per delle riunioni istituzionali di messa in sicurezza di alcune cose. E quindi ne approfitto innanzitutto a nome di Eugenio Molinaro e di tutto il comitato organizzatore. Il ringraziamento innanzitutto alla cittadinanza luzzese, perché questa manifestazione si svolge proprio grazie al calore, all'accoglienza che i cittadini ci danno in questa manifestazione, nonostante noi li teniamo un po', diciamo, segregati per 3 giorni bloccati in casa, così come all'amministrazione comunale che da sempre c'è molto vicina, in primis il sindaco, ma appunto il dottor Manfredo Tedesco, e alla provincia di Cosenza che con i propri mezzi, i propri uomini ha messo a disposizione materiali per la messa in sicurezza del percorso. Proprio in questi giorni hanno asfaltato diversi punti, e grazie anche principalmente anche all'avvocato Franz Caruso, che si è impegnato a darci da sempre vicino alle nostre esigenze, così come un ringraziamento anche alla BCC Mediocrat, che opera nel territorio. Volevo ricordare che appunto la gara si chiama 18ª cronoscalata a Luzzi Sambucina, trofeo Silvio Molinaro, che è il trofeo appunto che ricorda il giovane Silvio, figlio di Eugenio, morto in un tragico incidente all'età di 16 anni proprio qui a Rende il 9 dicembre del 2010, a cui la gara è titolata e che in memoria di lui noi stiamo portando avanti. E poi grazie alla federazione quest'anno ci ha promosso questa gara da trofeo velocità montagna a campionato italiano velocità montagna centro-sud, nonostante anche come prova d'apertura del campionato, per cui ci hanno messo subito alla prova difficile di questo evento, di questo campionato, che sicuramente farà parlare di questi giorni a tutti gli sportivi dell'automobilismo sportivo vero e proprio. Ecco, precisiamo che si tratta, è una gara, una cronoscalata, ma in realtà fa parte di un campionato nazionale. Sì, appunto, è la gara di velocità in salita, cronoscalata, che parte dalle proprie alle porte di Luzzi, ci conduce all'abbazia della Sambucina, 6.150 metri di percorso misto, molto tecnico, molto guidato, molto spettacolare, e apprezzato da sempre da tutti i piloti. Infatti la gara si pregia di essere una con la maggiore affluenza di concorrenti anno per anno, insomma. Ecco, parliamo un po' anche della macchina organizzativa. Lei è il segretario generale, so che sono diversi gli organizzatori. Qual è il suo ruolo? Diciamo che io più che altro coordino da sempre insieme alla Tebbe Racing, che poi è l'ente organizzatore della manifestazione, coordino un po' tutti i servizi generali, però più che altro quelli che poi sono i servizi sportivi, amministrativi, burocratici. Il coordinamento non è, per esempio, i contatti con la provincia per il collaudo, con la prefettura per i vari permessi amministrativi, con il comando dei vigili urbani, con i carabinieri, le forze dell'ordine in generale, per far sì che la manifestazione si svolga nella piena tranquillità, sotto il punto principalmente, come noi ci teniamo molto a sottolineare, della sicurezza. E la sicurezza, quindi, c'è un impiego di oltre 200 persone tra addetti al percorso, commissari sportivi, commissari tecnici, e poi forze dell'ordine, perché in questa sono presenti tutte le forze coordinate fra di loro attraverso la prefettura di Cosenza, per garantire appunto sia ai piloti che al pubblico la massima sicurezza. Da quanto tempo fa parte dell'organizzazione di questa gara? Beh, questa gara innanzitutto è nata, la prima edizione si è svolta nell'86, 1986, allora organizzatore era la Cosenza Corse, a cui io facevo comunque parte già dall'inizio come direttore sportivo, per cui diciamo io dalla prima edizione, tranne un paio d'anni che impegni professionali diversi mi hanno tenuto lontano, ho sempre fatto parte di questa macchina organizzativa e ne devo dire con pieno
soddisfazione. Ne ha seguito proprio la nascita, anche se poi la prima edizione c'è stata nel 1986. Sì, poi si è interrotta nel 95 per 9 anni, anche per motivi vari, politici, motivi, diciamo così, in generale. Poi nel 2004, con sempre spinta da noi, entusiasti di questa gara, in collaborazione con la Cosenza Corsa, è rinata nel 2004 per arrivare adesso, dopo 9 anni, alla gratificazione del titolo di campionato italiano, che ci è giunta a noi quasi come un fulmine a ciel sereno, non ce l'aspettavamo. E quando poi invece i componenti della giunta esecutiva della federazione ci hanno convocato proponendoci di subentrare a manifestazioni che non avranno luogo, allora ci siamo alzate le mani, imboccate le maniche per fare meglio più possibile. Un elemento importante dell'edizione in corso è che questa edizione rappresenta la prima tappa del girone del sud. Immagino che sia stato molto stimolante anche per voi organizzatori. Sì, più che altro perché proprio da quest'anno è anche la nuova formula di campionato, che è diviso nord e sud, e noi siamo la prova d'apertura, quindi il banco prova di tutto il sistema. Speriamo che funzioni bene. Sicuramente avremo un po' di difficoltà in più, perché i piloti che verranno sono anche loro alla prima gara del calendario, per cui si devono sottoporre alle verifiche sportive e tecniche, per cui magari aggiornamenti sulle vetture, aggiornamenti sulle licenze, però noi speriamo che funzioni tutto al meglio, insomma. Ovviamente i concorrenti sono dei piloti professionisti, è possibile già azzardare qualche probabile nome dei vincitori? Beh, il bello della specialità della velocità in salita è che sono professionisti, tra virgolette, ma in realtà sono gente di comune di tutti i giorni, che hanno delle proprie attività lavorative, impiegatizie, per cui poi il sabato e la domenica sfoderano la loro adrenalina sui percorsi, sui tornanti delle gare, quindi c'è questo professionismo, nel senso che è una scelta di specializzazione, ma in realtà professionisti pagati non esistono nell'ambiente nostro, purtroppo. Però ciò non toglie che alla nostra gara sono sempre venuti bei piloti, e quest'anno in modo particolare abbiamo avuto già l'adesione, considerate che le iscrizioni chiuderanno fra 3 giorni, comunque abbiamo avuto l'adesione dei migliori specialisti italiani, tra cui i vincitori dell'anno scorso, il giovanissimo Domenico Scola, è venuta l'adesione di Carmelo Scaramozzino, l'adesione di Rosa Viglia Quinta, che l'ha vinta anche lui, e un po', ecco, piloti che ritornano con piacere, oppure gente nuova che sono incuriositi da questa nuova novità del campionato. Ve lo posso dire già anticipatamente, hanno dato l'adesione anche Merli, che è un pilota, ecco, lui forse parliamo di semiprofessionista, pilota ufficiale dell'Osella Squadra Corse, così come ci ha dato l'adesione anche il pilota attore Ettore Bassi, che già è venuto altre 2 volte qui e che ritorna con piacere al volante anche lui di un'Osella, per cui diciamo potrei fare anche altri nomi, però non vorrei offendere altri, insomma non vorrei dimenticare nessuno, ecco. Senza fare il nome, giusto una curiosità, lei ce l'ha un preferito? Più che un preferito, diciamo che c'è un pool di preferiti. Qualcuno già l'ho nominato, qualcuno andrebbe nominato ancora, però c'è Leo Grande di Bari, per esempio, un ragazzo molto forte di Fasano, che rappresenta un bel gruppo di piloti professionisti della zona. Vedremo, comunque. Rimaniamo nel dubbio. Essendo la prima gara, non abbiamo ancora un leader di campionato, non sappiamo come va. Speriamo bene, sicuramente. Bene, io vi faccio in bocca al lupo, grazie per essere stato con noi. Crepi il lupo e vi aspettiamo tutti sabato e domenica prossimo, 11 e 12 maggio. Grazie. Okay.